Sono entrati alle 5 e un quarto del mattino arrampicandosi fino al terzo piano della palazzina e mentre i proprietari di casa stavano dormendo, i ladri hanno rubato un portafogli con all'interno 50 euro ed una borsa lasciata poi in giardino con tutti i documenti. Bottino magro dunque per i malviventi entrati in azione mercoledì scorso in via Guerrazzi in zona Sassonia-Fano. A testimoniare quanto accaduto il ragazzo che in quel momento era all'interno dell'abitazione insieme ai suoi genitori. Quando vi siete accorti del furto? La mattina verso le 6:30. Si è accorto lei che mancava insomma qualcosa in casa? No, i miei genitori che mancava una borsa e si pensava, insomma, non riuscivamo a trovarla e quindi abbiamo dato per scontato che fossero entrati in casa. E poi mancava qualcos'altro oltre a questi oggetti? No, il portafoglio ovviamente, che era poi appoggiato sopra il tavolo della zona giorno, della cucina, e dopo poco mi sono trovato i poliziotti alla porta perché hanno svalidato anche l'appartamento del primo piano, quindi già avevano chiamato le forze dell'ordine. Si sono arrampicati praticamente, si pensa, dal tubo del gas, sono saliti fino al terzo piano, la finestra era aperta, e hanno fatto un furto lampo, insomma, quello che hanno trovato nella zona giorno, noi dormivamo. Di sotto hanno portato via degli oggetti personali con dei brillanti, ma insomma hanno portato via cose di maggior valore. E la cosa strana è che insomma sono entrati nella fascia oraria dalle 5 un quarto di mattina alle 5 e tre quarti più o meno. Iniziava a albeggiare. Avete già denunciato il furto, perlomeno è nella vostra intenzione? Certamente sì, vogliamo denunciarlo per cercare un po' anche di trovare il responsabile. Invito tutti i cittadini anche a stare attenti, sia insomma a piani superiori, di stare attenti soprattutto alle finestre, ecco.